Bene, Don't Tag Me, I'm Scared, episodio 4. In questo nuovo episodio il tema centrale è internet e ce ne accorgiamo già dal primissimo istante dove i ragazzi stanno giocando a un gioco da tavolo e fateci caso, sono su un tappeto che è ricoperto di occhi. Occhi uguali a quello del computer, quindi quadrati. E anche sul loro gioco da tavolo ci sono un sacco di occhi, sono particolarmente osservati se ci fate caso. In una stanza che comunque è piena di citazioni, per esempio, a Roy, di cui ho parlato nello scorso episodio, appare il suo numero sulla bacheca, appare in una fotografia con suo figlio, inizia a essere un po' troppo presente. E oltre a tutte le piccole citazioni agli altri episodi nascoste in giro per la stanza, noi ci concentriamo sul gioco da tavolo, che fa una domanda ai protagonisti: qual è la cosa più grande nel mondo? Beh, prima di rivelarvi chi rivelerà la risposta a questa domanda, vi rivelo che io so che non ti sei ancora iscritto al canale, che non ci hai fatto caso, che l'ultima volta che te l'ho ripetuto hai detto ma che palle lo sta ripetendo di nuovo, però io lo so che non ti sei iscritto, io lo so che tutte le volte mi viene a chiedere su Instagram, oh ma perché non parli di questo film? E io ne ho parlato perché non hai attivato la campanellina e quindi non sai che video ho fatto e che cosa è uscito. E magari ti esci con domande del tipo, ma hai mai pensato di lavorare a un film? Ma sei capace di fare un'animazione? Hai mai fatto un'animazione in vita tua? Ma alla fine, sei etero? Ce l'hai la ragazza? Ragazzi, se vi interessa, attivate la campanellina, vi giuro che vi romperà un sacco le palle e la udirete. Ma mentre voi vi fregate per la vita attivando la campanellina, io vi dico che Don't Tag Me Scared in questo episodio per me si è superato. Ha raggiunto un altro livello. E quindi non vi mettetevi a guardarlo adesso se non avete ancora visto gli episodi precedenti, che tanto c'è tutta la playlist dall'episodio 1 all'episodio 6. Guardateli su internet, durano 5 minuti sti episodi, non ci vuole niente a guardarsi tutta la serie, non dura neanche mezz'ora tutta la serie. Quindi guardatevelo, vi prego, è bellissimo. Don't Tag Me Scared, dicevo. Allora, la domanda è: qual è la cosa più grande al mondo? E la risposta è: beh, chissà se c'è un modo per scoprire un sacco di cose sul mondo. E entrambi, cioè tutti e tre, guardano il mondo, entrambi. Come si dice se entrambi vanno tutti e tre? Cioè non posso dire tutti quanti, sono solamente tre. Cioè, comunque tutti quanti si voltano a guardare il mondo chiedendosi, ah, chissà che se c'è un modo per scoprire più cose sul mondo. Beh, sì, c'è, ed è il mondo. Il mondo è il miglior modo per scoprire cose sul mondo. E invece no. All'improvviso se ne esce questo computer dicendo, sono un computer. Sono un computer, lo sai, tutto composto di bottoni e di file. Sì, ci ho pensato di fare un adattamento italiano per Don't Tag Me Scared, ma è impossibile perché ci sono così tanti giochi di parole. Tanto io comunque non so cantare. Qui il punto non è tanto il computer, ma quello che si trova dentro al computer, ovvero internet. E la prima cosa che il computer dice è: guarda, io sono un genio, sono molto più intelligente di te, ho mille abilità, ci sono mille cose che posso fare proprio perché io sono fatto di file, bottoni, di cavi e voi invece siete fatti di carne. E allora proviamo a chiederglielo: qual è la cosa più grande al mondo? Rispondi alla domanda. E lui non risponde, lui ignora completamente la domanda. Perché? Perché è così che funziona internet. È così che funzionano i computer, è così che funziona tutto quanto. Perché, che vi piaccia o no, internet è un prodotto. E appena lui vuole dirci, guarda, io sono in grado di farti trovare le informazioni che non hai, ecco che lui mette una lente di ingrandimento, come nel primo episodio, ve lo ricordate, sopra al giornale e mostra una pubblicità. Cioè, fra tutte le cose che potevi mostrare su quel giornale, cioè, noi vediamo che c'è stata un'esplosione, io voglio sapere che cosa è esploso. Però no, lui punta alla pubblicità. Perché? Perché è un prodotto. Mi dispiace, ragazzi, ma i computer sono un prodotto. Google è un prodotto e cerca di vendere. Non so se avete mai visto un documentario sulla Silicon Valley o una qualche dichiarazione di chi ha lavorato a Google. Scoprirete che le risposte che vi dà Google dipendono da quello che voi volete trovare. Se
Se voi siete un terrapiattista e cercate informazioni sulla Terra, vi usciranno un sacco di consigliati che vi diranno: no, ma guarda, in realtà la Terra è piatta, lo attesta questo scienziato, quest'altro. Se voi se avete dei dubbi sul vaccino per il Covid e avete sentito dire vagamente da qualcuno che è effettivamente un po' particolare come vaccino perché funziona RNA, se voi lo cercate su Google vi usciranno quasi solo risultati che vi diranno: no, ma esiste questo scienziato che in realtà ha trovato una soluzione alternativa, una cura alternativa al Covid, e tutti lo stanno ignorando. No, guarda, c'è quest'altra cosa che non funziona all'interno del vaccino. Troverai mille cose che aumentano il tuo dubbio. Perché? Perché lo scopo di internet per vendere meglio è darti ragione. Mi dispiace, ragazzi, ma esistono i cookie e li accettate ogni volta che aprite un qualsiasi sito per la prima volta. Perché? Perché è così che funziona internet. Internet deve vendersi, quindi deve raccogliere informazioni su di te per potertele vendere meglio. Infatti, ecco che il computer fa subito delle domande ai nostri protagonisti, dicendo: ok, volete trovare la risposta a una domanda? Va bene, ma io in cambio voglio ricevere informazioni da parte vostra. Tra l'altro, bellissimo Yellow Guy che dice: ah, vorrei anch'io essere intelligente quanto un computer. Siamo esseri umani. Siamo più intelligenti di un computer. Abbiamo una potenza di calcolo maggiore, in realtà. Certo, in più tempo, ma se il computer l'abbiamo creati noi, è perché i computer sono un prodotto della nostra mente. Quindi, in realtà, quello intelligente qui sei tu, in quanto essere umano. Ed è così che il computer inizia a far loro delle domande che non sembrano particolarmente necessarie. Qual è il tuo nome? Dove vivi? Che cosa ti piace mangiare? Tutte informazioni che sono utili per venderti qualcosa, giusto, tranne il nome. E infatti, appena cerchi di rispondere al nome, Red Guy viene assolutamente zittito, perché chi se ne frega di chi sei, chi se ne frega della tua personalità e della persona che sei nel profondo. A me interessa quello che mi serve per poterti vendere qualcosa. Qual è il tuo colore preferito? Qual è il latte che preferisci? Quale acconciatura preferisci? Qual è il tuo gruppo sanguigno? E appena Red Guy prova a toccare il computer per fermarlo, questo si incazza come una bestia e parte la sequenza inquietante dell'episodio. Che non ha nessun tipo di senso. È astratta. Eppure è horror. Una delle tante dimostrazioni del fatto che non è la trama a rendere qualcosa horror. Non è il fatto che lui abbia toccato il computer e poi sia successo questo a rendere questa scena horror. Già da sola sarebbe horror proiettata così a caso tra una pubblicità e l'altra. Comunque, dopo questa meraviglia della regia, ecco che tutti i nostri protagonisti si ritrovano improvvisamente nel mondo digitale, ovvero su internet. E qui parte il casino. Qui parte il casino sul... ma noi siamo digitali, però siamo reali, però che cosa è digitale, che cosa non è reale? Quello rosso non è particolarmente interessato a tutta questa questione, ma tutti gli altri sono straentusiasti. Oh mio Dio, ma è un me digitale all'interno di un computer che è reale, ma che contiene un mondo digitale, ma io sono io sono quello lì dentro. Ed è una bellissima confusione che tutti quanti facciamo quando si tratta di internet. Anche nei prodotti per bambini. Il mondo in cui viene trattato internet è terrificante. Da un lato è vecchio. Tant'è vero che utilizzano sempre dei computer che al giorno d'oggi non sono più credibili come computer, roba troppo vecchia. Ma soprattutto si spiega internet come la soluzione a tutti i problemi, un qualcosa in cui si può rispondere a qualsiasi domanda, ignorando i suoi lati più inquietanti. Tra cui, per esempio, il che cosa puoi fare all'interno di internet? Tre cose. Oh, guarda un grafico. Perché oh, guarda un grafico? Perché la prima cosa che puoi fare su internet è informarti. La seconda cosa che puoi fare su internet è creare un te, un avatar, una versione alternativa che può essere un social network, può essere un gioco di ruolo, può essere WhatsApp, è un insomma digital style. Oppure divertirti, che può essere con la musica, con l'intrattenimento. Sono queste le tre cose che puoi fare su internet. E se state per dirmi: no, ma si possono anche guardare i porno, fa parte della terza categoria, divertirti. Io vi sfido a trovare un'altra opzione. Comunicare? E perché qui non viene specificato? Perché su internet di solito non comunichiamo. Lo so che sto per sconvolgervi con questa cosa del non comunichiamo, ma la maggior parte delle volte che aprite Google non è perché dovete comunicare con qualcuno.
È perché avete bisogno di altro e quando volete comunicare con qualcuno ci mettete in mezzo tutte quante queste cose. E quindi voglio comunicare con qualcuno su WhatsApp? Sì, ma ci sarà comunque l'avatar, le storie in cui condivido informazioni su di me, e sarete comunque osservati. Mi dispiace ragazzi, io non penso che internet sia il male perché ci osserva per venderci roba. Però lo fa, e dovete sapere che lo fa per poterlo usare. Non potete lanciarvi su internet a caso e poi restare sorpresi se, oh mio Dio, ma io ho parlato dal vivo con un mio amico del fatto che volevo mangiare questa cosa e poi Amazon improvvisamente mi ha consigliato di comprare esattamente quella cosa. Com'è possibile? Perché tu hai dato il permesso a Google di registrare con l'audio, il microfono del tuo cellulare, quindi sente tutto quello che dici, anche durante le chiamate? Ragazzi, su internet siete controllati. Siete assolutamente controllati. In tutto questo diventa particolarmente divertente comunque tutta quella gente che è convinta di sfuggire a internet dicendo no, ma in realtà è tutto un complotto, ma c'è un complotto su questa cosa, un complotto su quest'altra cosa, e lo dici su internet? Il posto migliore in cui parlare di complotti? Se ci vuoi credere, ok, però davvero vuoi farlo su internet? Insomma, che diamine. È come se io non volessi parlare male delle mie professoresse per strada perché devo farlo per forza in classe davanti a lei. C'è qualcosa che non va. Ah. Il rosso, in ogni caso, è l'unico che non è convinto. È sempre meno convinto da questa cosa. Nota il suo lato inquietante. Come noi spettatori nota che qualcosa non va. Gli altri sono già immersi nel computer ormai. Tant'è vero che nel mondo reale nemmeno appaiono. Fanno solamente un piccolo flicker velocissimo e non sono davvero lì. E lui invece, quello rosso, sta notando che qualcosa non va. Tra l'altro, nel suo notare che qualcosa non va, spero che voi abbiate notato, nel buio, nell'angolo dove prima non c'era niente, c'è Roy, che osserva tutto. Di nuovo. Perché un personaggio che ha un nome legato alla Disney e all'intrattenimento per bambini dovrebbe essere continuamente presente in ogni episodio tranne il primo? Beh, perché il primo è stato pensato per essere un episodio a sé stante, tutti gli altri invece no. Ma soprattutto, beh, lo scopriremo in un altro episodio. Intanto, il rosso cerca in tutti i modi di spegnere il computer, di impedire questa cosa, perché lui non ne vuole parlare, lui si chiama fuori. Trova un cavo, e il cavo, ovviamente, è un modo per dire che lui sta finalmente arrivando alla fonte. Seguire il cavo significa arrivare alla fonte, che può essere l'elettricità, può essere il cavo Ethernet, e una volta che scopre che il cavo esce dalla porta e lui apre la porta, scopre di essere su un set. Resta un attimino confuso dalla situazione e col Chuck finisce la scena. Fine. L'episodio finisce semplicemente così. In questo episodio il rosso ha cercato di lasciare il set. Si è rifiutato di accettare queste informazioni sbagliate che gli vengono date, queste imposizioni strane, questa educazione che in realtà è diseducazione. Lui ha rifiutato il sistema. E per questo viene tagliato fuori, viene interrotto, viene cancellato. E infatti nel prossimo episodio lui non ci sarà più. Perché? Beh, esattamente per questo motivo. Perché lui si è rifiutato di arrendersi a queste situazioni. Gli altri ci sono cascati, ottimo. Lui invece sta cercando di andarsene. Lui invece non sta accettando l'informazione che gli viene data. Lui non sta accettando questa verità. E viene tagliato fuori improvvisamente. Beh, da qui in poi, certo, non poteva che succedere che gli episodi si sarebbero voluti ancora di più, no?